lavate e selezionate 800 g di amarine fresche, quindi le andremo a denocciolare. Togliere il nocciolo alle amarine è molto semplice, basta premere delicatamente verso il centro e il nocciolo uscirà. Andremo così a cuocere le amarine denocciolate con 50 g di zucchero semolato per qualche minuto. Non appena lo zucchero si sarà sciolto, quindi proprio giusto 2 o 3 minuti, possiamo spegnere le amarine e riversarle in un contenitore. Le faremo raffreddare, intanto andiamo a preparare una crema veloce. Mettiamo a riscaldare 250 ml di latte, lavoriamo un uovo intero, con 30 g di zucchero semolato, una bustina di vanillina, 20 g di amido di mais, prendiamo un po' del latte che si è riscaldato e lo aggiungiamo. E facciamo cuocere la crema versando questo contenuto all'interno del latte. Facciamo cuocere finché non si addensa. Mettete a fondere 100 g di burro. Mi raccomando, a fiamma molto bassa per evitare di bruciarlo. Se volete un segreto, per evitare che si bruci sul fondo, inserite anche un po' d'olio. Prepariamo ora la pasta frolla veloce. È una pasta frolla morbida senza riposo che si prepara in 2 minuti. Questa volta non vi do le dosi con i grammi, bensì con i cucchiai, così anche da velocizzare il processo. Se volete la pasta frolla con delle misure in grammi, vi rimando al video che abbiamo selezionato in descrizione per voi. Questi sono 12 cucchiai di farina 00, 8 cucchiai di zucchero semolato, un uovo intero, aggiungiamo un pizzico di sale, mezza bustina di lievito per dolci, e il burro fuso. Non c'è bisogno neanche di lavorarla troppo. La nostra pasta frolla è subito utilizzabile.
stendiamo un po' più della metà della pasta frolla su un foglio di carta forno. Come vi ho già detto in altri video, questo tipo di pasta frolla non mantiene la forma in cottura, quindi non preoccupatevi di essere precisissime, anche quando realizzeremo le strisce alla copertura. Inseriamo la pasta frolla nella teglia, questa misura 24 cm di diametro. Per assorbire l'umidità del succo da marina vado a sbriciolare un paio di biscotti, questi sono due savoiardi, ma va bene qualsiasi tipo. Distribuiamo le amarine. E la crema. Con la pasta frolla avanzante fate delle decorazioni, possono essere delle strisce, può anche essere sbriciolata sulla superficie, secondo i vostri gusti. La inforneremo quindi a 180 gradi per 30 minuti. Ed ecco la nostra crostata di pasta frolla morbida senza riposo con amarina e crema appena sfornata. Come sempre, lasciatela raffreddare bene prima di toglierla dallo stampo per evitare che si rompa. Se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un commento giù in fondo al video, un like, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette! Ciao a tutti da Margie!